Rappers get ignored, me, I'm who they checking for. Allora, ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Non vi spaventate, oggi proprio sto con le sopracciglia col tatuaggio orribile in bella visione, perché mi devo preparare che tra poco andiamo al centro commerciale a Fiumicino con mia sorella e mia madre. E siccome questi giorni sto facendo proprio un trucco semplice ma piace, cioè io dico boh, faccio trucchi un po' più particolari, elaborati, non si fila di pezza nessuno, faccio una cosa proprio semplice, poi ti mostri proprio che sistemo proprio alla buona come posso, perché poi fa caldo, non se ne può. E quindi volevo fare un get ready with me, appunto, dove vi mostro come mi sto truccando questi giorni, che proprio per chi ha le sopracciglia normali non deve sta comunque un po' a migliorarle, ci vuole veramente pochissimo. Allora, come prima cosa, appunto, vado a sistemare un po' le cestine, che è qua, che come vedete stanno proprio ridotte malissimo. Questa fortunatamente è sempre più chiara, perché la storia del mio tatuaggio alle sopracciglia è particolare, nel senso che io, come una cretina, avevo fatto il tatuaggio vero alle sopracciglia, che non si fa, perché il tatuaggio vero il viso cambia, ingrassiamo, dimagriamo, insomma, quindi per questo si fa il tatuaggio semipermanente, no? Perché appunto anche le sopracciglia si adattano ai vari cambiamenti del viso, quindi facendolo permanente, un tatuaggio permanente, non è cosa buona. Io come una cretina l'avevo fatto, in più mi è stato fatto anche male, anche se fino non era troppo grande, però fatto male. Per esempio questo è molto più alto rispetto alle mie ciglia vere, infatti l'estate sono costretta a depilarmi, a togliere tutto col... Tanto c'è Nicolas, saluta. Ciao. Sono costretta a depilarmi tutta con le strisce depilatorie, perché sennò sembra che ho due sopracciglia, cioè qua mi crescono i miei peli e sopra c'ho questo tatuato, e quindi devo toglierle tutte. Quest'altro è sempre più chiaro, ma in pratica vi spiego. Allora, ho fatto il tatuaggio permanente e era venuto male, questo non aveva preso, era sempre rimasto più chiaro rispetto a questo, non erano asimmetriche, quindi questo non ha mai preso comunque il tatuaggio effettivo. Poi avevo conosciuto questa persona che ha un centro estetico qui vicino casa, e il marito è bravissimo a fare i tatuaggi, lei non molto, e insomma gli avevo fatto vedere le foto del... tanto c'è qualche pelettino che è ricresciuto. Gli avevo fatto vedere le foto del tatuaggio che mi avevano fatto, se poteva fare qualcosa, e lei mi ha detto sì, vieni da me, ti aiuto io e posso fare qualcosa, lo risolviamo di qua di là. Ma mi ha rubato 400 euro e ha peggiorato la situazione, perché erano così spesse, sempre storte. Questa me l'ha fatta lunghissima rispetto a quello che dovrebbe essere, cioè so proprio male, erano proprio... Poi la cosa più grave è che erano troppo spesse, quindi se potevano vedere, come si dice a Roma. Mi piace la maglietta di The Lion King e del leone. E quindi fatto sta che mi hanno rovinato. Quindi se dovete farle, state attenti da chi andate, informatevi prima se proprio dovete. E niente, quindi adesso vado a sistemarle un po', perché col caldo io di solito l'inverno le copro totalmente con il correttore, però devo fare più passaggi, quindi mettere tanta roba sul viso d'estate non mi va a fare troppo caldo. Le vado a sistemare, e lo faccio anche quando vado al mare, perché questa è waterproof, fortunatamente mi salva un po' la vita. Quindi le vado a sistemare con la tinta questa qua della NYX, quindi è il brown gel, e questo è il numero 02 chocolate, con un pennellino angolato. Insomma, gli do una sistematina, giusto perché mio padre sta ronfando. Anzi, prima mi metto un piccolo strato di fondotinta, giusto per non far scappare la gente al centro commerciale. Quindi prima di tutto però metto una piccola base di fondotinta, questo della NYX. Questo è il colore, se si vede, giusto
per dare una sistemata al viso. Poi con la sono stata al mare, mi sono riempita un po' di bolle. A me il primo sole lo fa sempre. E questo comunque è abbastanza leggero come fondo e soprattutto non necessita poi di una cipria, in modo che così metto meno possibile sul viso. Poi è tardi, quindi mi devo anche un po' sbrighettare. Poi rimetti l'altro al frigo, no? Al frigo. Questi li metti al frigo. Ce la fai aprirli poi? No, solo uno ne voglio. Solo uno. Ho paura che mi farà male il pancino. No. Il frigolo. Quello lo mangi e questi li metti al frigolo. Ce la fai? Tanto che ti cavano lo yogurt. I telespettatori che faranno quando sentiranno nel video frigolo? Ci mettono a ridere. Frigolo. Allora. Quindi oggi vado a fare un po' di shopping con i saldi, voglio andare da Chiabi perché hanno un sacco di prodotti al 70%. Poi approfitto, a quel centro commerciale non c'è né NYX né MAC, però c'è sia Kiko che Wycon, c'è la Gardenia e dovrebbe esserci anche Makeup Revolution, quindi magari vediamo se riesco a trovare qualcosina. Poi ci sono un sacco di negozietti che hanno prodotti biologici. Quindi vediamo un po' cosa riesco a comprare. Quindi lo passo anche un po' sul collo, altrimenti si vede comunque un po' di differenza di colore. Ecco, però giusto per avere un aspetto un po' più umano, diciamo. Al massimo metto pure un pochino di correttore aranciato. Questo qua è dell'Essence che ho ripizzicato dal cassetto e è davvero buona questa palettina, perché comunque va a coprire perfettamente anche il tatuaggio. Io quando vado a fare devo fare qualche correzione al tatuaggio, quando lo sistemo con la tinta, questo è perfetto. Poi riprendo al volo la spugnetta giusto per sfumare e fissare un po' il correttore. Ok, diciamo che va bene. Quindi adesso sistemo i mostriciattoli, come li chiamo io. Quindi che faccio? Premo la tinta, vedete che esce un po' di prodotto, e con il pennello lo prelevo. Mangiato, piccolo? Mm-hmm. Era buono? Sì, buonissimo, meraviglioso, era uno spettacolo, una favola. Meno male. Mm-mm.
Magari per sudditi di YouTube non sapranno quale sarà il tuo colore preferito. Non lo sanno? Allora, sudditi di YouTube di mamma? Sudditi, ma mica sono la regina, Nico. Allora? Seguaci, al massimo. Seguaci di follower. YouTube di mamma? Iscritte. Iscritte YouTubers di mamma? Lo sapete qual è il colore preferito di mamma? È il viola. Sì. Tante so amiche, quindi mi conoscono. Ho un'idea di mettermi in braccialetto. Allora, queste tinte sono favolose veramente, perché io ho la luce qui. Nico, mi accendi un attimo la luce quella là, grande, per favore. Grazie. Perché mi è oscura. Che è tutta sta spellatura? Perché? Dove ce l'hai la spellatura? Sul viso. Ok, diciamo che va bene. Poi intanto mi pulisco il pennello col Benzelux, che così si secca con questa tinta. Comunque è favolosa sta tinta, veramente io me la metto anche per andare al mare, per salvare il salvabile, e mi faccio il bagno tranquillamente e resiste, quindi è davvero favolosa. Adesso con un po' di correttore e il pennello solito che uso io per andare a pulire e a definire sotto, appunto, vado a fare questa cosa. Se trovo il pennello, ammazza, tu sei come me. Ecco, l'ho trovato. Quindi col pennello piatto uso sempre questo qui dell'Essence, prendo poco poco. E vado. Un look davvero bellissimo. Grazie. A pulire. Qua vedete che c'ho un angolino di troppo. Lo copro. E sfumo leggermente anche l'inizio. Riflessi della cameretta mia, però tutto sommato può andare, che ce frega. Poi in pratica il trucco è quasi finito. Io poi mi piace giocare un po' con gli eyeliner, questi qua della NYX, i Vivid Bright. Non si gioca con i trucchi, e Nico, è un modo di mamma, e quindi magari metto questo viola nella rima infracigliare superiore e quest'altro verde nella rima inferiore. Però prima la porta, su questo specchio si riflette così con i trucchi. Do una sfumata alla, e vado a fissare un po' il correttore con cui ho pulito le sopracciglia. Il cassetto. E uso proprio la prima palette che mi è capitata, Naked Basic, uso il Foxy come colore, che è questo giallino qui. Come sei brava a truccarti. Grazie, amore. Vai, viva! Ok, quindi adesso che ho opacizzato un po' con il colore, appunto, anche per evitare che l'ombretto poi si, cioè l'ombretto, che la crema del correttore poi si muove un po' e si sposti, va fissata sempre. Quindi adesso applico il Vivid Bright viola.
Yeah, tu andui e accompagni a Mario. Io te mi chiama. Ma perché è tardi, eh? Che ne so? Nei 4 e 4 anni. Ok, poi dopo per renderlo un po' più particolare ci voglio applicare sopra un po' di glitter, soprattutto nella fine delle liner. Intanto vado ad applicare quello verde sotto nella rima infracigliare inferiore. Dentro l'occhio metto questa matita di Kiko, che è la 03 Graphy Ritual, è un cajal, e sempre la colorazione verde, quindi sta bene con le liner. Io non stai sbattendo il tablet, è vero? Sei sicuro? Comunque, questi liner sono favolosi, anche per make-up un po' veloci. Io ne ho 4. Ho il viola, il verde, l'arancione e il blu. Sono troppo belli, veramente. Quindi adesso però... con un pennelletto fino mi vado ad applicare i glitter. Un pennellino come questo, che è quello che poi io di solito uso per fare la riga guida. Quindi mi prendo un po' di base, questa qua per i glitter che li fissa. Faccio come ho fatto con le sopracciglia, quindi premo leggermente e applico proprio un po' di prodotto qui. In questo modo, che si vedono ma non sono troppo eccessivi. Faccio lo stesso all'altra parte. Ok. E poi metto il mascara, io metto questo qua della Kiko, che sarebbe poi il mascara top coat volumizzante. In alcuni momenti non riesco a parlare perché sono concentrata. Beh, tanto poi quando faccio l'editing li manderò avanti coi verdi.
Comunque, con pochi passaggi abbiamo un trucco abbastanza carino, semplice e colorato, quindi adatto magari anche all'estate. E ho usato comunque pochi prodotti, quindi non andiamo ad appesantire troppo il viso. La mascara è una bomba per le mie ciglia, infatti adesso lo riprenderò sicuramente. E lo applico anche nella rima infracigliare inferiore. Vedi, se avevo i glitter verdi li avrei applicati anche leggermente sotto e era carino, però non ce li ho, li devo prendere. Comunque, ragazze, sono contentissima anche perché con le persone con cui ho l'amicizia anche su Facebook che mi seguono sanno che sto a dieta ormai da un pochino. E sono troppo felice perché finalmente comincio a notare i risultati del sacrificio che sto facendo, quindi ginnastica ogni 4 giorni, e tanto siccome si vede ancora troppo il correttore, vado ad applicare un po' di fondo col pennello. Quindi sono troppo soddisfatta dei risultati, ho perso già 12 kg e sono fiera di me, veramente, ma anche se la strada è ancora lunga, non è che ho finito purtroppo. Poi intanto comunque mi metto un po' di blush, solitamente non lo sto mettendo l'illuminante perché fa caldo, quindi metto soltanto un po' di blush, questo è della Wycon, è il numero 03 Blush Ring. Questo è il colore, mi piace molto questo tipo di colore. Catena. Quindi proprio qua sullo zigomo, giusto per dare un po' di colore. Così, proprio una cosa naturalissima. Faccio lo stesso anche di qua. Giusto, lo voglio mettere giusto sotto il sopracciglio. E con un pennello a sfumino, perché così almeno viene sfumato. E metto questo della NYX, questo è il Rose de Neige, Snow Rose, oppure non so che cacchio si chiama, il Duo Chroma, il Duo Chromatic, che è quello cangiante che ha i riflessi sul rosa, e lo vado a mettere giusto sotto l'arcata sopraccigliare e con un pennello a sfumino viene un po' più soft, non viene netto soprattutto netto come magari con un pennello a lingua di gatto. L'effetto, mettiamo pure un po' ad illuminare qui l'angolo interno, che fa sempre bene, e leggermente qui. Così, proprio una cosa proprio soft. Sulle labbra, allora faccio il contorno, le devo per forza definire il contorno io perché le ho asimmetriche. Questa
parte, ogni tanto mi esce pure il cinese, questa parte è più definita rispetto a quest'altra, quindi verrebbe una schifezza se non vado a definirle con una matita. Io uso questa che è proprio leggera, 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 è della Silky Skin Makeup, e è un nude, non hanno nome di queste, no. Eccola. Giusto, vedete, per sistemarle metto il mio rossetto del momento che sto amando alla follia, che è della Moolak, e ci vedo più, leggo solo babe, comunque l'ultimo che avevo preso, semmai se lo trovo sul sito ve lo scrivo sotto nell'info box, il colore è questo. Che ne so? Sì, vuoi 4,5, 4,25, 4,40. C'è appuntamento con lei, da poco. Punta fatta. Sei pronta tu? Troppo bello sto colore. Quindi, questo è il trucco, adesso metto un po' di orecchini per visto che un po' di orecchini perché ho due buchi qua e uno qua sopra, non perché mi metto troppi orecchini tutti a un buco. Comunque una questo è una manciata di orecchini addosso. E il trucco è questo, è finito, è proprio semplice semplice, ci vogliono 5 minuti. E io vi consiglio appunto di acquistare. E queste non mi hanno regalate, non so fare pubblicità occulta, è semplicemente un mio consiglio perché sono favolose d'estate, quindi le Vivid Bright della NYX, si può giocare con i colori e avere un trucco carino in poco. E quindi niente, sistemo un po' i capelli perché adesso ce li ho tirati su col mulettone perché si muore dal caldo, vediamo un attimo se li lascio sciolti o semi raccolti, vediamo. Comunque alla fine il trucco è questo, semplicissimo, ci vogliono pochissimo veramente per realizzarli, quindi spero di cuore che vi sia piaciuto e che vi sono stati in compagnia. Un bacione grande e ci vediamo al prossimo, ciao ciao belle.